Sto sclerando. Allora, io sono qua che mi scervello tutti i giorni su come farvi imparare qualcosa di utile, più che altro, no? Di interessante, di utile, e mi sono detto, ma siccome siamo in casa tutto il giorno, guarderemo un sacco di TV, ma voi sapete come si... così, qualche phrasal verbs per accendere la TV, magari per spegnerla, per cambiare canale, eccetera, eccetera. Li conoscete? Sì o no? Io ve lo dico lo stesso. Così, la prossima volta, così stasera, o domani, o questa settimana, con il vostro compagno o la vostra compagna, con vostra moglie o con il vostro moglio, con vostra sorella e il vostro fratello, li guardate negli occhi e gli chiedete di cambiare canale in inglese. E vediamo la loro risposta. Se fate un video, anche meglio. Ah sì, c'è ancora lo scotch che gira. Mi è finito lo scotch nel caffè. Il primo è facilissimo, il primo phrasal verbs è facilissimo, ragazzi. È to switch on or to switch off, cioè accendi o spegni. Attenzione, si può anche dire turn, quindi turn on, turn off. Si può anche usare con le luci, per esempio. Can you switch on the light? Can you turn on the light? Can you switch off the light? Can you turn off the light? Can you... Il prossimo è switch, ancora switch, però over. Switch over, che è quando cambiamo canale alla fine, no? I always switch over when the adverts come on. So, cambio sempre quando la pubblicità di adverts come on. Cioè, quando arriva la pubblicità, cambio sempre. Per esempio, stasera c'è Harry Potter. Adesso andate da vostra mamma, vostro padre, vostro fratello, vostra sorella, eccetera. Lo guardate negli occhi e dite... Can you switch over to Harry Potter, please? E per favore fate un video, perché voglio vedere la risposta. Un altro phrasal verbs è to tune in. To tune in. Come si dice tune? Che non vi dico la pronuncia sbagliata, magari. Tune. Tune in. Tune in. Allora, visto che avevo un dubbio su come pronunciare tune, che è nel prossimo phrasal verb che volevo dire, sono andato su Google, ho scritto tune. Potete vederlo? Lo vedete? Lo vedete? Vabbè. Ho scritto tune e se voi cliccate qua su learn to pronounce, qua potete scegliere se volete la pronuncia british o la pronuncia americana. Per esempio british è così, alziamo il volume. Tune. Se invece voi mettete su americano. Tune. Tune. In british, guardate, leggete anche cosa c'è scritto, è con la C iniziale, quindi tune, tune. Invece... americano c'è la T davanti. Tune. So che non ve ne frega niente. Comunque, il prossimo phrasal verbs è to tune in. To tune in, che vuol dire sintonizzarsi. Allora, lo so che adesso con Netflix, con tutte queste cose qua, non ha molto più senso questo. Però, come ben sapete, come ancora un po' adesso, insomma, quando si vuole vedere qualcosa che è in TV, bisogna sintonizzarsi a una certa ora, altrimenti lo si perde, perché non è on demand, non è uno streaming, è magari una cosa live che dovete sintonizzarvi alle 9 di quel giorno lì. Quindi tune in vuol dire sintonizzarsi. I tune in every Thursday night at 9:30 to watch Don Matteo. Quindi mi sintonizzo alle 9:30, quindi un orario preciso, un giorno preciso, per guardarmi Don Matteo. Il prossimo phrasal verb è to catch up on. To catch up on, che vuol dire mettersi al pari, magari con una serie, no? Quindi se siete in ritardo, sapete quelle serie che escono tutte le settimane, esce un episodio? Ecco, magari voi ne avete saltati due e prima della prossima settimana volete mettervi al pari. Quindi to catch up on. Esempio, I missed the last two episodes of Stranger Things, so I'll have to catch up before the final one next week. Quindi ho saltato le ultime due puntate di... Stranger Things, e quindi devo mettermi al pari prima della prossima settimana, perché c'è l'ultima puntata. Attenzione, l'ultima è importantissima, perché l'abbiamo fatto tutti, è binge watch. To binge watch vuol dire guardare una serie praticamente dall'inizio alla fine, o comunque per un po' di ore consecutive. Avete presente, no, quando vi sedete su
sul divano, vi guardate Netflix e invece che guardarvi un episodio ve ne guardate 5. Ecco, quello è binge watching. Guardare tutti gli episodi uno dietro l'altro, o magari non tutti, ma quasi. Lo so che lo fate! You can binge watch the entire season on Netflix, ok? Quindi puoi guardarti Oggi non so parlare! Quindi puoi guardarti l'intera stagione, l'intera season su Netflix. Binge watch però, cioè guardartela dall'inizio alla fine senza anche mai fermarti. Dai, ma che... Continua a fare disastri. Questo è tutto, spero che mi mandiate un po' di video con i vostri... Sì, pronto? Sì, pronto, parlo con Paolino? Sì, sono io. Sì, sì, no, sono il corriere Amazon, sì. Ah, sì, 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 prego, mi dica. Sì, sì, niente, volevo controllare il nome della via perché mi sembra un po' strano. Mi dica il nome. Sì, allora la via che ho io è Via Le Mani Dal Culo, è giusta? Quindi ragazzi, to switch on, to switch off, accendi, spegni, o to turn on, to turn off, oppure binge watch, guardarvi tutta magari una serie, un episodio dietro l'altro. Lo so che lo fate! To switch over, cambiare, mettere su qualcos'altro. To tune in, sintonizzarsi, quindi a una certa ora, a un certo giorno, per guardare un programma che non è on demand, ma che c'è solo a quell'ora lì. E to catch up on vuol dire mettersi al pari con gli episodi. Buona serata. Guardate Harry Potter, perché è bellissimo.